Tanto viene a trovarci in cabina Mirko Pieri, ex allenatore del Camaiore, Grossetano Doc. Gli diamo il benvenuto. Allora Mirko, ben trovato, ben ritrovato. Ci eravamo visti anche nei giorni scorsi. Un Grosseto che sta legittimando questo doppio vantaggio. Sì, tanto buonasera, grazie di avermi chiamato. No, Grosseto, tanto si sa, dai, si sapeva, una bella squadra, io ci ho già giocato contro e già l'ho vista all'andata la partita. Ottimi giocatori, ora poi oggi è partita in casa, bel tempo, bel campo, si sta esprimendo al meglio. Senti, la tua ex squadra, il Camaiore, punta a questo punto a una salvezza diretta, arrivando quintultimo, perché garantirebbe la forbice che c'è attuale di non disputare il play-out contro il Piombino. Sì, se Piombino ancora, cioè, non riesce a fare punti e mantiene questo risultato, mi sembra la forbice di 9 punti, no, 10 punti. Però devono naturalmente vincere le partite in casa. Poi quest'anno il Camaiore, si sa, fin quando c'ero io, ancora adesso fuori casa stanno facendo un pochino di fatica. Senti, per quello che riguarda invece Mirko Pieri, la domanda che io ti faccio è questa: cosa farà da grande Mirko Pieri il prossimo campionato? Vieni Mirko, vieni qua, siamo in favore di telecamera. Quali sono i tuoi progetti per il prossimo anno? No, progetti nessuno, è da vedere. Ora devo ricominciare a vedere cosa c'è in giro, non lo so. Però di sicuro mi piacerebbe continuare a allenare o settore giovanile, da vedere, da valutare. Senti, ci potrebbe essere una tua disponibilità eventualmente a tornare a Grosseto, dare una mano al progetto Grosseto, alla crescita del nostro calcio, insomma, sei un grossetano doc. Sì, no, quello sì. No, ho saputo ora che hanno naturalmente un bel progetto alle spalle. È da vedere, dai, sto aspettando. Noi lanciamo il sassolino, qualcuno magari lo raccoglierà. Qui ti facciamo un bocca al lupo, grazie per la tua disponibilità e la tua consueta sportività. Grazie a voi.